Saluto a tutti, proseguiamo con. Saluto a tutti, proseguiamo ancora con un altro esercizio riguardante lo studio, in questo caso tratto da un testo d'esame. Ci chiedono di studiare la convergenza puntuale e individuare almeno un intervallo di convergenza uniforme per la seguente successione di funzioni: f con n di x uguale pi greco mezzi meno arcotangente aperta la tonda di radice quadrata di x meno n chiusa la tonda alla sesta. Sì, avete capito bene, alla sesta. Subito notiamo che 0 più infinito rappresenta sicuramente l'intervallo, l'insieme di definizione della nostra assegnata successione di funzioni, visto che dobbiamo porre il radicando di questa radice quadrata maggiore o uguale a 0. X maggiore o uguale a 0 vuol dire 0 più infinito, appunto, per un x appartenente a 0 più infinito. Andiamo a calcolare, come al solito, il limite puntuale per n tendente all'infinito di f con n di x, ricordando che radice di x meno infinito è un meno infinito, alla sesta è un infinito alla sesta, quindi un infinito. Arcotangente di più infinito, ricordiamo, è pi greco mezzi, quindi abbiamo questo, abbiamo un pi greco mezzi meno un pi greco mezzi, quindi abbiamo che la funzione limite in questo caso è identicamente nulla, e quindi diremo che la nostra f con n di x converge puntualmente a 0, dove 0 appunto rappresenta la nostra funzione limite f di x. Molto semplice qui il calcolo dell'insieme, in questo caso di convergenza puntuale, quindi coincide in questo caso con l'insieme di definizione. Tutto sembra facile, andiamo a studiarci la nostra convergenza uniforme, che intanto andiamo a vedere se per caso la convergenza uniforme c'è in 0 più infinito. Andiamo a calcolarci l'estremo superiore, il sup, quando x appartiene a θ, di f con n di x meno f di x in modulo. Questa è la solita definizione, la regola che utilizziamo per calcolare per determinare l'intervallo, per studiare la convergenza uniforme nel nostro intervallo, in questo caso di convergenza puntuale. Questo è il sup quando x appartiene a θ maiuscolo d. Dunque, in questo caso dobbiamo considerare molto semplicemente, visto che la funzione limite è identicamente nulla, pi greco mezzi meno arcotangente di radice quadrata di x meno n tutto alla sesta. Evidentemente sempre positiva in 0 più infinito. Andiamo a derivare la nostra f con n'. Tenendo conto che la derivata di pi greco mezzi è la derivata di una costante che è 0, meno lo lasciamo fuori. Ricordiamo che la derivata dell'arcotangente di f è 1 fratto 1 più f al quadrato, quindi radice di x meno n alla sesta al quadrato, che vuol dire alla dodicesima, 6 per 2 è 12, per la derivata di radice di x meno n alla sesta, che è 6, che moltiplica radice di x meno n alla 6 meno 1, quindi alla 5, per 1 fratto 2 volte radice di x, che rappresenta la derivata di radice di x meno n. Mettendo tutto quanto in ordine, abbiamo un meno 6 al numeratore radice di x meno n, attenzione alla quinta, esponente dispari, tutto fratto 2 radice di x, che moltiplica 1 più radice di x meno n con radice di x meno n elevato alla dodicesima. Tenendo conto che radice di x meno n alla quinta, se è una costante, è positivo quando radice di x meno n è positivo, come se fosse alla 1. Tenendo conto del meno, dobbiamo porre un n f con n' di x è pertanto positiva, ne stiamo studiando il segno per calcolarne il massimo assoluto eventualmente, quando n meno radice di x è evidentemente negativo, perché dovremo porre meno aperta la tonda radice di x meno n positivo, che cambiando i segni, quindi moltiplicando per meno 1 ambi i due membri, dobbiamo anche ricordarci di invertire il verso, quindi n meno radice di x minore di 0, che vuol dire n minore di radice di x, che elevando al quadrato a meno 2 membri, visto che ci interessa la x, x è maggiore di n al quadrato. N quadro minore di x, che vuol dire x maggiore di n quadro. Ma quando
Questa pertanto è la nostra situazione. Il massimo quindi è n quadro. Calcoliamo pertanto f con n di n quadro, che se ci porta a un'oscillazione numerica, perché per n tendente all'infinito è 0, possiamo dire che in 0 più infinito, in teta maiuscolo, è assicurata la convergenza uniforme. F con n in n quadro vuol dire fare, vuol dire un pi greco mezzi meno arco tangente di radice di n quadro è n, naturalmente per x parliamo maggiore o uguale di 0, viene l'arco tangente di 0, n meno n è 0, alla sesta è 0, alla sesta è 0, e attenzione che viene un pi greco mezzi, l'arco tangente di 0 vuol dire qual è quell'angolo in cui la tangente vale 0? È 0. Ma allora abbiamo un risultato pari a pi greco mezzi che è diverso da 0. E allora tutto questo discorso va in fumo, perché nell'intervallo 0 incluso più infinito non c'è convergenza uniforme, perché il massimo assoluto che ha sci sta n quadro vale pi greco mezzi, valore diverso da 0, calcolato in f con n. Quindi che facciamo? Beh, direi che visto quello che abbiamo detto, in questo caso conviene considerare un intervallo di che tipo? Beh, conviene considerare un intervallo del tipo, un intervallo intanto contenuto in 0 più infinito. Quando parliamo di intervalli di questo tipo è molto facile trovare un intervallo opportuno di convergenza uniforme. Perché? Beh, perché se noi prendiamo un intervallo, diciamo con teta maiuscolo primo, del tipo a più infinito per ogni a maggiore di 0, quindi vuol dire che questo intervallo è incluso e contenuto in 0 più infinito, è evidente che se noi andiamo a calcolare il sup per x appartenente a teta primo di f con n di x meno f di x in modulo, beh, questo non potrà che essere il sup quando x appartiene a teta primo maiuscolo di che cosa? Di naturalmente quella quantità lì, adesso non lo vado a riscrivere, quella derivata che avevamo scritto, no? Comunque è il sup di pi mezzi meno l'arco tangente di radice di x meno n alla sesta. Ora, è evidente che in quel caso ci sarà da un certo n in avanti il caso in cui il massimo assoluto non potrà che essere f con n di a. E f con n di a chi è? Beh, è l'oscillazione alla quale alla x sostituiamo a, quindi sarà pi greco mezzi meno arco tangente di che cosa? Di radice quadrata di a meno n alla sesta. Questo valore sicuramente è il valore, è il nostro massimo. Quindi vuol dire che questo, su per x appartenente a da primo di f con n di x meno f di x in modulo chi è? Beh, non è altro che pi greco mezzi meno l'arco tangente, cioè la f con n calcolata nel nostro a, perché il nostro a evidentemente in questo caso è l'ascissa di massimo assoluto dell'intervallo a più infinito contenuto in 0 più infinito da un certo n in avanti, evidentemente. Eccolo qua. Se andassimo a fare il limite per n tendente all'infinito proprio di questo pi greco mezzi meno arco tangente di radice di a meno n alla sesta, che è un'espressione numerica, ma è infinitesima, perché se la andiamo a fare in questo caso cosa otteniamo? Otteniamo nuovamente radice di a, che è una costante, meno infinito e meno infinito, alla sesta è infinito. L'arco tangente all'infinito è nuovamente pi greco mezzi, otteniamo pi greco mezzi meno pi greco mezzi, questa volta un'oscillazione infinitesima come vuole il teorema. E allora in questo intervallo teta primo maiuscolo a più infinito per ogni a positivo è verificata la convergenza uniforme. Quindi possiamo dire che f con n di x converge, lo indichiamo così come al solito, a 0 in teta primo, ovvero in a più infinito.